Amai di Umberto Saba. Allora, questa poesia è una delle poesie più importanti per capire la poetica di Umberto Saba. Sapete cos'è la poetica? La poetica è la riflessione sulla letteratura. Attenzione che la poetica non ce l'hanno solo i poeti, ma ce l'hanno anche i narratori. Cioè, quando un letterato riflette e dice, secondo me bisogna fare letteratura così, fa poetica. E mi raccomando, non confondete poetica con poesia. Allora, un manifesto della poetica di Umberto Saba, questo. Lui vuol far capire chiaramente che non appartiene a nessuna corrente letteraria, a nessuno di quei movimenti artistici letterari che erano molto in voga nella prima metà del Novecento. Niente, lui fa parte per se stesso. E mentre, è un po' controcorrente, nel senso che mentre tutti gli altri poeti del Novecento pensano di fare a meno della tradizione delle rime più facili usate e quindi banali. Lui che cosa fa? Quasi, quasi apposta dice: Ebbene, io amo le rime più banali, usuali, quelle che proprio tutti gli altri poeti dicono di voler abbandonare. Adesso la leggiamo comunque questa poesia. Amai trite parole che non uno osava. Mi incantò la rima fiore amore, la più antica difficile del mondo. Ecco, dovete sapere che dopo le poesie post-romantiche, o dopo le poesie, meglio, del tardo romanticismo, che erano poesie tutte infarcite di rime fiore amore alla Federico Moccia e peggio ancora. Ebbene, dopo questo, i poeti italiani si distinsero per dire: Beh, noi non faremo mai più delle poesie con la rima fiore amore. Invece lui dice: No, io amai le parole trite, cioè parole comuni, banali, usate ed abusate, obsolete. Io le ho amate. Io ho inserito nelle mie poesie delle parole semplici, che non uno osava, che nessuno ovviamente dei poeti del Novecento ha osato utilizzare di nuovo. Mi ha incantato la rima Fiore Amore. Attenzione, questa è una poesia di 10 versi. Sono tutti endecasillabi, tranne questo ternario, amore, insomma, del terzo verso. E mi sembra significativo anche questo. Ha deciso di lasciare un'unica parola verso, che è la parola amore. Questo è Sì, il ternario, un verso di 3 sillabi, detto anche trisillabo, è una parola verso, cioè un'unica parola, quel verso è costituito da un'unica parola ed è la parola ovviamente più trita, ritrita che possa essere messa in una poesia. E lui invece la mette, significativamente mette la rima fiore amore. Dice, io voglio essere banale, voglio essere semplice nella mia poesia, voglio usare le parole che usano i poeti da sempre. Non voglio fare qualcosa di così originale come fanno i poeti avanguardisti o comunque in generale i poeti del Novecento. La più antica difficile del mondo. Perché è difficile? Perché oggi come oggi è difficile fare delle poesie belle utilizzando queste rime che usano anche i bambini elementari per fare poesia. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato, che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta che più non l'abbandona. Ecco, seconda cosa che ama. Adesso forse più che sul piano della forma, mi sembra che in questa seconda strofa Umberto Saba insista sul piano del contenuto. Cioè, a me interessa la verità. Amai la verità. Amai, amai, amo, amore. Come vedete, molti di questi versi, sono 13 versi, ma ben 4. Ben quattro sono, cioè incominciano o con il verbo amai oppure con parole che hanno la stessa radice comunque, come amore o amo. Stavo dicendo, la seconda strofa è sul piano dei contenuti.
Sì, vai, vai. Iniziando ad arrabbiarmi, quindi vedete di smetterla. Stavo dicendo i contenuti. Mi interessa la verità. A me non interessa la forma nuova, strana, originale. A me interessa la verità. Esprimere con la poesia qualcosa che è vero. Certe volte, almeno alcuni poeti, per il gusto di creare qualcosa di originale, qualcosa di nuovo, qualcosa di mai visto prima, non esprimevano se stessi, non esprimevano una verità, ma esprimevano solo e semplicemente qualcosa di strano, di originale. E poi la parola dolore. Notate che la parola dolore si trova in Enjamman, dice infatti il dolore riscopre, che riscopre il dolore. Tutto sommato la verità è quello che ci fa emergere, ci fa chiarire, ci fa capire com'è la nostra vita, la nostra esistenza è caratterizzata dal dolore. E il dolore è qualcosa che ci mette a nudo, è qualcosa che ci fa scoprire le nostre miserie, le nostre debolezze. Di fronte al dolore non possiamo più barare. Tante persone, quando succede qualcosa di doloroso, enjambement si scriva, perché è una parola francese, enjambement, è l'enjambement, quella figura retorica. È evidente che se ha usato quella figura retorica vuol dire che voleva porre l'attenzione sulla parola dolore, l'ha messa infatti alla fine del verso, anche se è collegata con riscopre, perché voleva che accentrassimo la nostra attenzione. Per esempio, una poesia che noi non leggeremo di Saba, la poesia della capra, e dice che guardando la capra ha riscoperto il dolore, quel dolore, una capra molto semita, il dolore che accomuna tutti gli esseri viventi, addirittura non solo tutti gli uomini, ma accomuna tutti quanti gli esseri viventi, compresi gli animali. Quindi è qualche cosa che è comune a tutti, è qualche cosa, stavo spiegando prima, che scopre, che fa scoprire l'essenza di una persona. E noi che abbiamo un compagno di classe che ha appena avuto un dolore, sappiamo che è una mazzata, è una tranvata che ti arriva e ti fa malissimo, no? Ma forse è qualche cosa che misteriosamente fa emergere, insomma, quello che è più profondo in noi. È quello che dice Saba anche nelle sue poesie. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Se uno è veramente uomo, comunque, non può non aprire gli occhi di fronte alla verità, non aprire gli occhi di fronte al dolore, non può fare finta di non vedere. Amo te che mi ascolti, è la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco. Allora, a me piace moltissimo questa poesia, anzitutto perché è un'espressione di amore nei confronti di tutti. E lui ama me, cioè lui si rivolge direttamente a me. Io sono il suo lettore, il lettore della sua poesia. Lui dice: amo te che mi ascolti. Quindi è un'apostrofe direttamente rivolta al lettore, anzi, è una dichiarazione di amore al lettore. Quindi, terzo livello. Prima ha parlato nella prima strofa semplicemente degli aspetti formali, se vogliamo, che comunque erano significativi già. Sì, erano già significativi. Adesso addirittura arriva a parlare a me e dice che voglio bene a te. Infatti le poesie di Saba hanno questo di caratteristico, cioè ci aiutano a riscoprire un fondo comune di umanità che al di là di tutte le ideologie, i modi di pensare, eccetera, ci accomuna tutti, no? Il senso del dolore, dell'esistenza umana, eccetera. Amo te che mi ascolti, è la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco. Ecco, dovete sapere che Umberto Saba amava molto anche passare il tempo con i suoi amici a giocare a carte, come anche Giovanni Verga alla fine della sua vita. E quando si gioca a carte, certe volte, no, si lascia la carta buona alla fine. Magari voi sapete giocare a briscola, almeno a briscola, no? Ecco, vi tenete con la carta buona per poterla usare alla fine, Lasso di briscola. Ecco, attenzione, questa però è una metafora della poesia stessa. Quindi questa buona carta è una metafora della poesia. Quindi carta che ha lasciato, ma nello stesso tempo anche carta su cui scrive, perché la poesia si scrive su carta. È una carta buona. Quindi è
anche qui una dichiarazione, mentre, scusate, anche qua in contrapposizione con alcuni poeti, forse li leggeremo, Corazzini o altri poeti crepuscolari, che dicevano che si vergognavano di essere poeti, che non erano, che non valorizzavano assolutamente il loro essere poeti, lui invece dice che è una buona carta, quindi dà un valore alla poesia. La poesia è lasciata come una carta vincente, una testimonianza riuscita, quindi dà un valore alla letteratura. E anche questa volta la parola, l'espressione buona carta è evidenziata dal, grazie all'utilizzo dell'enjambment. La parola buona è alla fine del verso, altro enjambment, buona con carta. Quindi abbiamo visto enjambment, anafora, eccetera. Comunque si tratta di figure retoriche limitate, poche, limitate, ma che devono servirci proprio per cogliere il centro, il cuore di questa poesia. La poesia, in generale, cioè non solo questa poesia, ma tutte le poesie che io faccio, sono come l'ultima carta che si gioca, che si lascia alla fine, quando si gioca anche a carte. È la buona carta, la carta buona, non è una scartina, cioè una carta che non vale niente, è una carta di valore, una carta importante, che ho lasciato alla fine del mio gioco. Cioè, potremmo anche dire questo, probabilmente della mia vita non rimarrà molto, però questa cosa rimane, la letteratura, il testo che io ho scritto, c'è cioè qualcosa che rimane, che ha un valore. Io lo interpreterei così.